Benvenuto a tutti, come ho detto prima abbiamo ancora qualche delicatezza di movimento, ma piano piano ci vediamo. Allora, questa giornata qua ci è sembrata un'ottima occasione per due cose. Una era quella di intanto rivederci, perché ogni tanto non fa mai male tornarci, rivederci, parlare. Okay. Ed è anche un po' la motivazione del pomeriggio con i partecipanti alla scuola. La seconda era che c'è una formazione fresca di struttura che è l'ABEM, che avete visto, cioè l'Associazione Euro-Mediterranea, di cui poi si è smesso di farne la più avanti, e che ci è sembrato un'occasione buona per costruire questa giornata di studio in modo tale da poter avere un momento anche formativo, e l'occasione buona che ci era sembrata era quella di lavorare sui Vangeli dell'infanzia. Siamo nell'Avvento, ci avviciniamo a tutti i discorsi evangelici sulla nascita di Gesù, sulla prima infanzia, e quindi rifletterci sopra ci è sembrato un'ottima occasione. L'occasione è anche ricca, perché diciamo che i nostri due relatori sono persone di qualità. Diciamo che Ernesto Borghi, avendo partecipato alla scuola, praticamente tutti di voi lo conoscono, ed è comunque docente di esegesi e teologia del Nuovo Testamento presso alcuni ISHE, coordina anche la formazione biblica della diocesi di Lugano, e poi comunque voi avete avuto molte occasioni per anche per patirlo, perché poi quando si mette l'impegno è corposo. Chi forse magari conoscete di meno è Elena Lea Bartolini De Angeli, sposata. Allora hai due cognomi. Hai due cognomi, giusto. Che è docente di giudaismo e dell'ermeneutica ebraica presso l'ISRE di Milano e l'Università degli Studi. Lei è tra l'altro è stata relatrice a parecchi convegni della CEI sulla famiglia, e quindi ha sempre curato gli aspetti, diciamo, che collegano il Vangelo con la famiglia, gli aspetti anche di origine ebraica, del giudaismo, su questi aspetti qua. Quindi abbiamo pensato bene che questi due relatori nostri potessero farci il quadro sui Vangeli dell'infanzia. Per cui la giornata, come avete visto, è incentrata su queste due relazioni. Oggi pomeriggio ci sarà invece il lavoro di gruppo per i partecipanti alla scuola. Prima però di cominciare la relazione volevamo farvi una breve presentazione dell'ABEM, anche perché è neocostituita, alcuni di voi magari la conoscono ma altri no, per cui lasciavo a Ernesto l'occasione per presentarlo un attimo. Beh, innanzitutto grazie per questo invito, vengo sempre molto volentieri non solo a Villa Lascaris a Pianezza, ma nel contesto della formazione delle scuole di operatori di pastorale familiare delle diocesi del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il prossimo sarà il quarto biennio di collaborazione, quindi avrò altre vittime nella prossima. Quindi siate certi, non siete soli, questo perlomeno vi dà un senso di sollevamento generale, diciamo così. Comunque, al di là delle battute, io ringrazio molto per questa opportunità, insieme a Elena Lea Bartolini De Angeli e ad altri colleghi protestanti, non credenti, posto che siano credenti gli altri, abbiamo costituito il 6 giugno del 2012 l'Associazione Biblica Euro-Mediterranea, e qualcuno dei colleghi o qualche persona ci ha detto: ma vi pare il momento, visto la situazione socioculturale e socio-economica del paese, di avventurarvi in una nuova sfida di tipo culturale? E noi abbiamo pensato che sia proprio questo il momento in cui fare o tentare di fare delle scelte del genere, perché noi sappiamo bene che in occasione poi dell'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II su questo tema si è tornato spesso,
50 anni fa pensare che una persona al di fuori del contesto dei chierici avesse tra le mani un testo biblico, un'edizione della Bibbia, era sostanzialmente fantascienza. Direi che in questi 50 anni i passi in avanti da questo punto di vista sono stati molto significativi. Però l'impressione nostra è che sia nella società civile sia nel mondo ecclesiale molto spesso si dica di leggere la Bibbia più di quanto lo si faccia in realtà. E in ogni caso nella pastorale ecclesiale ogni chiesa dei vari filoni, delle varie denominazioni ha le sue difficoltà. Noi parliamo innanzitutto della Chiesa Cattolica e in particolare della Chiesa Cattolica in Italia. Se noi dovessimo ripercorrere i programmi pastorali delle 230 diocesi di questo paese, difficilmente troveremmo molto spesso la Bibbia come architrave fondamentale della pastorale, nel senso largo del termine. Nel 2008 il Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio aveva insistito ripetutamente sulla necessità di rendere biblica la pastorale globale della Chiesa. Ecco, se voi andate a vedere la esortazione apostolica Verbum Domini, su questo argomento trovate un paragrafetto assolutamente distratto che testimonia inequivocabilmente che anche ad altissimi livelli una grande attenzione, al di là delle chiacchiere astratte, non sembra esserci, perlomeno non nei termini che sarebbe auspicabile avere, e credo che i presenti abbiano una lunga esperienza in ambito pastorale per confermare o smentire quello che sto dicendo. Allora, il nostro obiettivo qual è? Non quello di pensare di portare chissà quale novità e chissà quale verità nel paese dicendo finalmente siamo arrivati noi e quindi tutto si capirà. Saremmo di un'idiozia intrinseca se ragionassimo in questi termini. Noi siamo convinti che insieme ad altre istituzioni che in Italia esistono, in particolare l'Associazione Biblica Italiana, la Società Biblica in Italia e Biblia, cioè l'Associazione Laica di Cultura Biblica, abbiamo il compito di lavorare perché la lettura biblica diventi non l'appannaggio di pochi cultori che si ritengono particolarmente elevati perché hanno questo tipo di sensibilità, ma riteniamo che sia fondamentale che entri nel tessuto normale delle relazioni personali. Allora, le tre associazioni che ho prima citato hanno grandi meriti, hanno una grande autorevolezza, ma nella maggior parte dei casi, per ragioni diverse, organizzano eventi che in qualche modo sono fini a se stessi. Una volta che l'evento, l'incontro, il convegno, il seminario si è concluso, l'impressione è che si attenda solo di andare al prossimo seminario, non che si lavori all'interno dell'attività culturale comune delle persone. Invece noi vorremmo, ripeto, sempre in collaborazione con tutti, ma ragionare in termini, se mi permettete l'espressione un po' abusata e soprattutto poco realizzata in questo nostro paese, una sorta di federalismo biblico, cioè riuscire a far emergere, riuscire a stimolare, a sostenere nelle varie realtà regionali e locali di questo nostro straordinario e sciagurato paese, coloro che nella Chiesa, nelle chiese, nelle comunità religiose, nelle comunità ebraiche, nel contesto esterno, nella società civile, sono uniti, sia pur da punti di partenza diversi, da questa attenzione, direi, alla esistenza e alla cultura di tutti. Certo, siamo tutti consapevoli del fatto che ci vorranno molti anni e nello stesso tempo non sappiamo che tipo di sviluppi possa avere in concreto questa nostra iniziativa. In questo momento qua, in quattro regioni italiane si è avviata l'attività. Qui oggi noi avviamo questa nostra attività in Piemonte, che avrà varie altre iniziative che sono racchiuse dal foglio verde che avete tra le mani e su cui poi torneremo alla fine di questa nostra mattinata. Il Piemonte, il Trentino Alto Adige, la Campania e la Lombardia. E abbiamo già avviato le attività di questa nostra associazione nelle altre tre regioni e concludiamo oggi con questo avvio in Piemonte. E devo dire che i riscontri, Elena Bartolini è stata con me testimone diretta in alcune di queste iniziative, i riscontri sono interessanti. Cioè noi ci troviamo di fronte persone che poi svolgono una funzione di moltiplicatore, pensando ad altri amici, parenti, benefattori, persone, il collega di lavoro piuttosto che la persona che abita sullo stesso pianerottolo. Ecco, siamo a questo livello di rapporto personale e noi siamo convintissimi del fatto che da qui bisogna partire.
e che le autorità di qualsiasi confessione religiosa vadano informate, ma che non si debba aspettare che il là venga da loro, non verrà mai, salvo poche rose eccezioni. Allora, credo che la collaborazione di tutti sia indispensabile. Nessuno di noi crede di arrivare a chissà quale profondità nella lettura biblica, siamo tutti consapevoli che il Maestro è uno solo e non è soltanto un essere umano. E che comunque in questo nostro lavoro di approfondimento, già come dicevo già in altre occasioni, sarebbe già un grande obiettivo restare il meno lontani possibile dal testo biblico, cioè riuscire ad avere una possibilità di interazione che sia abbastanza significativa. Allora, nel foglio azzurro, la volontà di moltiplicare i colori è proprio per distinguere i vari riferimenti, voi trovate una sintesi di quello che è l'Abem, molto più ampiamente di quanto in poche parole io ho detto in questo momento. Ecco, ma credo che sia importante che ciascuno possa portarlo con sé, possa approfondirlo. Ovviamente noi ci auguriamo che si allarghi sensibilmente il numero degli associati, dunque di coloro che interagiscono con noi, sia attraverso i contatti, sia attraverso varie altre iniziative che per esempio in Piemonte saranno realizzate, sia attraverso evidentemente i nostri siti internet. Due sono i siti, quello dell'Abem, www.abem.it, e quello, potremmo dire fratello maggiore, potremmo dire, cioè il sito dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, di cui avevamo già parlato in anni passati, che conosce uno sviluppo notevole, che è arrivato a una media di 170 visite al giorno, il che significa evidentemente una sensibilità che copre tra l'altro l'Italia, la Svizzera e altri 12 paesi europei. Quindi evidentemente c'è la volontà di allargare gli orizzonti in tante direzioni. È per questo che io credo non ci sia tempo da perdere dal punto di vista di tante iniziative di carattere più o meno formativo che, quando va bene, lasciano il tempo che trovano e, quando va male, sono per niente incisive nella vita di tante persone. E questo l'abbiamo detto tante altre volte, voi lo sapete anche meglio di me. Si tratta, ripeto, di darci tutti una mano perché certe sensibilità si allarghino in varie direzioni. E quindi su questo poi torneremo anche alla fine di questa nostra mattinata. Come fare per introdurre materialmente questo nostro lavoro? Ecco, Aldo lo ricordava prima, il nostro esempio di questa mattina sarà un'introduzione alla lettura di questi quattro formidabili capitoli che iniziano rispettivamente il Vangelo secondo Luca e il Vangelo secondo Matteo, e che, per ragioni che molti dei presenti conoscono, sia di carattere strettamente biblico, sia di carattere culturale in senso largo, pensate a tutte le ricadute di carattere artistico, anche soltanto parlando dell'arte figurativa, che vari passi sia di Luca 1-2 sia di Matteo 1-2 hanno conosciuto. E ovviamente, e ne abbiamo parlato, ci siamo soffermati su questo anche nel momento di preghiera iniziale, pensate alla figura di Maria, ecco, su cui si sono dette cose di ogni genere nella storia del cristianesimo, nella storia della cultura universale. È probabilmente una delle figure più considerate e più bistrattate che abbiamo potuto considerare nella storia, per esempio, della lettura biblica, ma su questo, anche su questo torneremo. Allora, il nostro obiettivo oggi è evidentemente non quello di lasciarvi tramortiti da una serie incredibile di nozioni di ordine scientifico, culturale, storico. Non è ovviamente questo l'obiettivo. L'obiettivo è quello di proporre il testo innanzitutto, magari con una globalità che i presenti forse non conoscono, una conversazione sui fondamenti ebraici di questi testi, e Elena Lea Bartolini sarà la relatrice di questa parte della mattinata, e poi una serie di riflessioni che vadano dal testo alla nostra vita quotidiana, che sarà quello di cui mi occuperò io nella seconda parte, dopo la pausa, pausa indispensabile per la sopravvivenza di tutti. Questo ci consentirà poi di dare spazio a domande, interventi. Ovviamente chiunque può dire quello che ritiene opportuno ed è certamente gradito. Gli strumenti che avete tra le mani sono multipli, abbiamo per esempio, Elena utilizzerà il PowerPoint, abbiamo fotocopiato tutte le slide che verranno proposte in modo che ciascuno di voi possa anche avere dei riferimenti sotto questo profilo, perché siamo convinti che la tecnologia è un grandissimo risultato, ma il cartaceo talvolta è opportuno come elemento complementare, diciamo così. E poi avremo modo di tornare su questi temi nell'ultima parte del nostro incontro. Ecco, voi avete un fascicolo giallo tra le mani, noi inizieremo leggendo i capitoli 1 e 2 affidando al sottoscritto le parti di prosa e a Elena Bea Bartolini le parti di poesia.
cioè i cantici che in questi primi due capitoli sono particolarmente significativi. D'altra parte, col Magnificat noi abbiamo pregato anche questa mattina. Poi ci sarà, dopo la sua comunicazione, una pausa, la lettura di Matteo 1-2, alcune riflessioni del sottoscritto e poi lo spazio più ampio possibile alle vostre domande, riflessioni, riferimenti. Non abbiamo molte preoccupazioni, abbiamo portato una serie di testi che possono, tra l'altro, uno di questi, Gesù è nato a Betlemme, punto di domanda, è una lettura globale e completa per quel che ci è possibile di questi quattro capitoli, quindi chiunque potrà fare riferimento poi a questi testi. Bene, allora, senza fare perdere a voi altro tempo con ulteriori mie introduzioni, diamo inizio a questo nostro incontro di lettura del testo, a questo primo momento che avrà poi come coronamento la vostra seconda parte nel pomeriggio, dove ovviamente cercherete di dare concretezza e di dare continuità a questa bellissima iniziativa che è quella che da molti anni ci accompagna, cioè questa scuola di formazione per operatori pastorali familiari, che certamente a questo punto hanno una certa tradizione. Aldo probabilmente lo sa, Cinzia lo sa, altri lo sanno, ma questa esperienza in Italia ha una serie di ritorni, una serie di echi, e non da oggi evidentemente, quindi credo che questo sia un dato molto importante, perché certamente di famiglia si parla in tanti. Nei prossimi mesi, con la campagna elettorale, ne sentiremo di tutti i colori, prepariamoci in anticipo, ma poi quando si tratta di vedere quali sono le radici su cui costruire una famiglia che abbia qualche prospettiva di tenuta, sottolineo qualche e sottolineo prospettiva, è evidente che un riferimento di carattere biblico che non sia semplicemente una specie di sgabello per dire altro, ma che sia un'occasione per radicare la riflessione in questa espressione, credo che sia un dato importante per tutti. Bene, iniziamo la lettura di Luca 1-2. Poiché molti hanno posto mano a comporre una narrazione degli avvenimenti compiutisi tra noi, come ce li hanno trasmessi quelli che furono dall'inizio testimoni oculari e che sono divenuti servitori della parola, è sembrato opportuno anche a me, dopo aver seguito tutto dal principio con cura, in modo ordinato scrivere per te, illustre Teofilo, affinché in merito alle cose di cui hai ricevuto informazione e insegnamento, tu possa riconoscere la solidità. C'era al tempo di Erode, re della Giudea, un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Erano ambedue giusti davanti a Dio, vivevano irreprensibili secondo tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. E tuttavia non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore che stava alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria fu sconvolto e la paura piombò in lui. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria. La tua preghiera fu esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e l'energia di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «In base a che cosa potrò conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio rituale, tornò a casa sua. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui ha rivolto il suo sguardo per togliere la mia vergogna tra gli esseri umani».
Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una ragazza vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La ragazza si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Sii gioiosa, tu che sei davvero ricolma di grazia, il Signore è con te». A causa di queste parole, ella rimase molto confusa e si domandava di quale genere fosse questo saluto. L'angelo le disse: «Non avere paura, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai in seno un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e della sua sovranità non ci sarà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come sarà possibile ciò? Non conosco sessualmente alcun uomo». Le rispose l'angelo: «Il respiro santo e santificante scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo farà scendere la sua ombra su te. È per questo motivo che colui il quale nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. Nessuna parola da parte di Dio resterà inefficace». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, che mi possa proprio capitare secondo quello che hai detto». E l'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha saltato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «Celebra fortemente l'anima mia la grandezza del Signore e scoppia di gioia il mio spirito nel Dio che mi salva, perché ha rivolto il suo sguardo sulla pochezza della sua serva. Ecco, a partire da ora tutte le generazioni mi proclameranno felice, perché il Potente per me ha fatto cose grandi, e santo è il suo nome. E la sua appassionata benevolenza per generazioni e generazioni va verso coloro che si legano a lui. Ha dispiegato la potenza del suo braccio, ha rovinosamente disperso gli arroganti con i progetti dei loro cuori, ha strappato i potenti giù dai troni, ha esaltato quanti vivono una situazione di pochezza, ha riempito di beni gli affamati e ne ha mandato via del tutto privi i ricchi. Si è schierato a favore di Israele suo servo per fare memoria della sua appassionata benevolenza, come aveva parlato ai padri nostri in favore di Abramo e dei suoi discendenti per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del partorire e generò un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato con lei la sua appassionata misericordia e si rallegravano visibilmente con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, sarà chiamato Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che sia chiamato con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che fosse chiamato. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. In tutti i loro vicini sorse paura e per tutta la regione montuosa della Giudea si parlava di tutte queste cose. Coloro che le udivano le posero nel loro cuore dicendo: «Che cosa sarà mai questo bambino?». Davvero la mano del Signore era con lui. Zaccaria suo padre fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e liberato il suo popolo e ha fatto sorgere per noi una potente salvezza nella casa di Davide suo servo,
come aveva detto attraverso la bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di tutti coloro che odiano noi, così da realizzare misericordia con i nostri padri e ricordarsi della sua santa alleanza, del giuramento che aveva fatto ad Abramo, nostro padre, di darci la possibilità, senza timore, una volta liberati dalle mani dei nemici, di servirlo in santità e giustizia dinanzi a lui, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, profeta dell'Altissimo, sarai chiamato, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla viscerale, solidale e appassionata bontà del nostro Dio, nel quale verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che dimorano nelle tenebre e nell'ombra della morte, per dirigere i nostri passi sulla via della pace. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. In quei giorni avvenne che fosse emesso un decreto di Cesare Augusto in modo che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirinio. E andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nella stanza. C'erano, nella stessa regione, alcuni pastori che dimoravano la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce, ed essi furono atterriti da una paura grande. L'angelo però disse loro: «Non abbiate paura, perché ecco, vi do l'annunzio di una gioia grande che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato un Salvatore, che è il Cristo Signore, nella città di Davide. Questo per voi il segno. Troverete un bambino che è avvolto in fasce e giace in una mangiatoia». E subito apparve insieme all'angelo una moltitudine della schiera celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli esseri umani della sua gratuita benevolenza». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori parlavano fra loro: «Dobbiamo andare fino a Betlemme e vedere questo evento che il Signore ci ha fatto conoscere». Si affrettarono dunque ad andare e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, resero pubblico il fatto di cui era stato detto loro relativamente al bambino. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori avevano detto loro. Maria, da parte sua, conservava tutte queste parole piene di senso, mettendole a confronto tra loro nel suo cuore. I pastori poi tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. E quando furono compiuti gli 8 giorni per circoncidarlo, venne chiamato Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel ventre di sua madre. E dopo che furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la Torah di Mosè, lo condussero a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è stato scritto nella Torah del Signore, che ogni maschio che apre la matrice sarà chiamato santo per il Signore. E per offrire un sacrificio, secondo quanto è stato detto nella Torah del Signore, una coppia di tortore o 2 piccoli di colombe. Ed ecco, c'era a Gerusalemme un uomo di nome Simeone, era una persona giusta e pia, aspettava la consolazione di Israele e uno spirito davvero sorprendente lo sosteneva. Gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito stesso che non avrebbe visto la morte prima di aver veduto il Messia del Signore. E venne, mosso dallo Spirito, nel cortile del Tempio, e mentre i genitori portavano il bambino Gesù per fare, a suo riguardo, conformemente alla norma abituale prevista dalla Torah, egli lo accolse tra le braccia e cantò a Dio dicendo: «Ora, secondo la tua parola, Signore, puoi congedare in pace il tuo servo,
perché i miei occhi hanno visto la tua liberazione. Tu l'hai preparata davanti a tutti i popoli, luce di rivelazione destinata alle genti e gloria del tuo popolo Israele. E suo padre e sua madre erano meravigliati per quanto veniva detto su di lui. E Simeone augurò loro il sostegno di Dio e disse a Maria sua madre: ecco, egli sta come motivo di caduta e rispettivamente di ascesa per molti in Israele e in segno di contraddizione. E anche tu, una spada ti trafiggerà interiormente, affinché siano svelati i pensieri che sgorgano da molti cuori. E c'era Anna, una profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Asser. Era molto avanti nei suoi numerosi giorni. Dopo la sua pubertà era vissuta col marito 7 anni. Rimasta vedova, era giunta fino all'età di 84 anni. Non lasciava mai il Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. E, sopraggiunta proprio in quella medesima ora, celebrava Dio ringraziandolo e parlava di Lui a tutti coloro che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. E quando ebbero compiuto tutto secondo la Torah del Signore, tornarono in Galilea, nella loro città di Nazareth. E il bambino cresceva e si fortificava, arricchendosi progressivamente in sapienza, e il favore di Dio lo accompagnava. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Credendo che egli fosse nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, fecero ritorno a Gerusalemme per cercarlo. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri ad ascoltarli e ad interrogarli. E tutti quelli che l'udivano erano in estasi per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono fortemente sbalorditi e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io eravamo angosciati e cercavamo te». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo essere tra le cose del padre mio?» Ma essi non compresero quanto aveva detto loro. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth ed era sottomesso a loro. Sua madre custodiva tutti i fatti e tutte le parole piene di senso nel suo cuore. E Gesù progrediva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli esseri umani. Bene, a questo punto cerchiamo di contestualizzare tutto questo nel contesto in cui è sorto. Dunque, forse dobbiamo tecnicamente spostarci per non coprirvi le slide. Così dovreste avere il campo libero dalle nostre persone. Bene, quello che cercheremo adesso di fare insieme è recuperare le radici giudaiche dei Vangeli dell'infanzia, quindi il contesto in cui sono sorti. Tra l'altro questa data direi è simbolica, quando è stata pensata in riferimento a un calendario possibile, ma felicemente coincide con l'inizio di una festa ebraica, avrà inizio stasera, la festa di Hanukkah, la festa delle luci, che ricorda la ridedicazione del Tempio dopo la rivolta dei Maccabei. Cosa vuol dire? Vuol dire che un paio di secoli prima della nascita di Gesù, periodo di Antioco IV Epifane, era stata messa la statua di Zeus nel Tempio e gli ebrei erano stati costretti a offrire sacrifici a lui. Con la rivolta dei Maccabei gli ebrei riprendono il Tempio ma devono riconsacrarlo. C'è poco olio per riaccendere il candelabro a 7 braccia, la menorah, che rappresenta il popolo davanti a Dio, ma racconta la tradizione, il poco olio ritrovato brucia miracolosamente per 8 sere il tempo per ripreparare l'olio sacro della lampada. Per cui da stasera fino al 16 di dicembre ogni sera nelle comunità ebraiche italiane si accenderà una luce in più in un candelabro a 8 braccia
più una di servizio per ricordare questo momento. Tra l'altro anche a Torino, dove ci sono comunità diciamo con numeri consistenti, si fa questo nelle piazze coinvolgendo anche i non ebrei. Ora, questa festa è vero che non ha un corrispondente nel cristianesimo, anche si fanno i regali ai bambini in questa occasione, ma non è il Natale degli ebrei. Però se non ci fosse stata la rivolta dei Maccabei, il popolo ebraico e il Tempio non sarebbero stati il contesto in cui la vicenda di Nazareth si colloca. Per cui senza la rivolta dei Maccabei non ci sarebbe stata Annunciazione, famiglia di Nazareth e tutto quanto nei consegni. Quindi c'è questo, diciamo, questa coincidenza interessante. E prima di ritornare al testo che abbiamo letto, proprio in questa direzione, vediamo qualche premessa che ci possa servire come chiave di lettura del nostro discorso. Ecco, innanzitutto la redazione del Vangelo di Luca si colloca nel contesto oggi ridefinito come giudaismo medio. Giudaismo medio che sta fra il periodo biblico e il cosiddetto giudaismo post-biblico, che è quello poi arrivato fino a noi. Questa è una ridefinizione della storia dai tempi biblici a oggi, proposta da Gabriele Boccaccini e accolta da molti studiosi sia in ambito ebraico che in ambito cristiano. Che cos'ha questo periodo di particolare? E dunque è il periodo che va dal secondo secolo prima dell'era cristiana al secondo secolo della medesima. Comprende quindi il giudaismo di ritorno dall'esilio di Babilonia fino alla seconda rivolta giudaica di Bar Cossiba o Bar Kokhba del 136. Ed è un periodo ricco di tensioni, ma anche di fermenti religiosi. Pensate alla comunità di Qumran, pensate tutto il mondo essenico, pensate ai terapeuti di cui parla Filone nel De Vita Contemplativa vicino ad Alessandria. Quindi tensioni, ma anche tanti fermenti religiosi che non avevano avuto precedenti e non avranno seguito. Tra questi, quelli che avranno seguito in maniera diciamo forte, quelli che sono arrivati ai nostri giorni, sono da una parte il giudaismo post-biblico e dall'altra il cristianesimo, che in questo periodo nasce come corrente giudaica. Quindi la redazione lucana si colloca in questo orizzonte. E in questo orizzonte esiste tutta una letteratura giudaica coeva ai Vangeli, dove è possibile ritrovare parabole e narrazioni che i Vangeli attribuiscono a Gesù di Nazareth, la letteratura giudaica attribuisce in particolare al maestro Hillel, suo contemporaneo. Questo ci dice che l'insegnamento di Gesù si colloca in un orizzonte condiviso coi maestri del suo tempo. Ultima premessa, in questo contesto la domanda che ci si pone oggi è se Luca sia ebreo o gentile. Fino a poco tempo fa si riteneva che appartenesse al mondo della diaspora greca, che fosse probabilmente un medico, sicuramente un gentile. Dopodiché si è passati a dire un gentile che però conosce molto bene le tradizioni ebraiche. Sappiate che accanto a tutto questo oggi c'è anche chi fa l'ipotesi che Luca sia un ebreo nel senso di o ebreo convertito o timorato di Dio, cioè quei non ebrei che però osservano i precetti che fanno di loro appunto i timorati di Dio. Questo per dirvi che gli studi biblici, soprattutto di fronte a quanto è stato ritrovato a Qumran in tempi recenti, stanno rileggendo il dato biblico in un orizzonte diverso, riponendo quindi questioni che sembravano risolte e che invece a questo punto si riaprono. Ora, quando parliamo di Vangeli dell'infanzia, sulla base di quanto ci siamo appena detti, che cosa vogliamo mettere sul tavolo della riflessione?
Innanzitutto non sono la storia, la cronologia esatta di ciò che è accaduto alla famiglia di Nazareth e a Gesù di Nazareth nei primi anni di vita, ma ci testimoniano la fede della comunità giudaica delle origini. Sono già una storia interpretata. Queste sono testimonianze di fede che hanno un loro spessore storico, ma che non vanno prese in senso storiografico. Questo è un concetto nostro, recente, che non appartiene a questa letteratura. Ora, Luca ci presenta una serie di vicende relative a quella che può essere definita sia sacra che santa famiglia di Nazareth. In che senso? Dal punto di vista biblico, sacro e santo costituiscono il versante dell'immanenza e della trascendenza di Dio. Tra l'altro, nel testo ebraico, nell'Antico Testamento, l'unico termine kadosh comprende sia l'idea di sacro, separato, trascendente, che quella invece di santo, immanente. Con un'unica parola si indicano entrambe le dimensioni. Ora, anche se i Vangeli di Luca sono scritti in greco, l'orizzonte rimane questo: la famiglia di Nazareth è segno contemporaneamente dell'immanenza di Dio che entra nella storia, ma anche della sua trascendenza. È contemporaneamente sacra e santa. Ora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è il segno di un'esperienza particolare che ci testimonia sicuramente un momento irripetibile nella rivelazione ebraico-cristiana, ma che in qualche modo è unico nel suo genere. Ora, se da una parte va compresa nel contesto delle tradizioni ebraiche del tempo, e tra poco lo vediamo, dall'altra non può essere copiata acriticamente. Perché non può essere copiata acriticamente? Perché va guardata come un segno di apertura radicale alla parola e evento di Dio, che però non potrà essere ripetuta. Potrà essere guardata come segno di apertura, ma non ci sarà un'altra famiglia di Nazareth. Questo vorrei che fosse molto chiaro. Troverete tra l'altro sul banco dei libri una pubblicazione curata da me al riguardo. Cioè, l'errore che si può fare è quello di copiarla nelle sue virtù morali, così come si faceva prima del Concilio Vaticano II. Non ha senso. Va vista come segno di apertura alla parola di Dio che riorienta la vita. Ma poi ciascuna nostra famiglia sa come verso cosa riorientare la vita. Cioè, non potremo ripetere questa esperienza, dobbiamo esserne consapevoli. E allora ripartiamo subito dall'annunciazione che abbiamo sentito poco fa dalla lettura biblica. La prendo dai primi capitoli di Luca perché sono quelli che ripropongono maggiori tradizioni ebraiche. Luca nel suo Vangelo si rivolge a non ebrei e quindi è più ricco di particolari rispetto a Matteo, che parlando ad ebrei dà molte cose per scontate. Ora il testo dice che l'annunciazione è riferita a una giovane donna, Maria, promessa sposa a Giuseppe della casa di Davide. Il termine vergine, parthenos in greco, è il corrispondente del termine alma in ebraico, che indica giovane donna in età da marito. Non indica assolutamente una scelta verginale, così come la possiamo intendere noi oggi, da parte di chi si sente chiamato, anziché alla famiglia, a qualcos'altro. Ecco, l'idea di una scelta che non fosse quella familiare è assolutamente estranea alle tradizioni ebraiche del tempo, nel senso che Maria e Giuseppe progettano il loro futuro secondo una scelta matrimoniale tradizionale. E qui apriamo la prima parentesi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella tradizione ebraica la promessa, scusate, è già matrimonio. Qui vedete un baldacchino nuziale, questo è moderno, con due sposi che stanno consacrando il loro amore all'interno di una promessa che già li ha resi marito e moglie.
per essere più precisi, con la promessa: gli sposi sono già marito e moglie, ma non possono coabitare. Ora, ai tempi di Maria e Giuseppe, fra la promessa e il baldacchino nuziale poteva intercorrere un intervallo anche di mesi, anche di un anno, all'interno del quale si progettava il matrimonio già iniziato, ma i due, lo sposo e la sposa, rimanevano nelle rispettive famiglie. Oggi i momenti che adesso qui vediamo divisi nel tempo fanno parte di un'unica celebrazione, ma perché i tempi sono cambiati. Ai tempi di Maria c'erano questi intervalli. Dopo la promessa e l'organizzazione del matrimonio, che ripeto poteva durare dei mesi, avveniva come oggi la consacrazione sotto il baldacchino nuziale. Il baldacchino ripropone la nube dell'Esodo, che indica che cosa? La presenza di Dio, quella presenza di Dio che fa dei due una cosa sola. Quindi è il segno dell'essere diventati una carne sola, dell'aver lasciato il padre e la madre per diventare una cosa sola. Solo dopo la consacrazione sotto il baldacchino può avvenire la coabitazione. È qui che gli sposi iniziano la vita a due. Ora, l'annunciazione dell'angelo a Maria dove si colloca? Fra il primo e il secondo momento, fra la promessa e la consacrazione. Per questo Maria dice: non conosco sessualmente uomo. Maria sa di essere già sposata a Giuseppe, ma sa anche di non poter avere con lui rapporti coniugali, perché nel caso questo fosse avvenuto sarebbe stata considerata una donna adultera. Maria è esattamente in questa fase. Quindi Maria e Giuseppe non pensano ad altro che al matrimonio, perché questa è la tradizione del popolo di Israele. Ricevono, uso il plurale perché se Maria può dire sì è perché anche Giuseppe accetta, riorientano il loro matrimonio in questo contesto. Pensate che ancora oggi nella tradizione ebraica non c'è tradizione monastica, perché il matrimonio costituisce la consacrazione che realizza pienamente dal punto di vista umano e spirituale l'essere creati a immagine di Dio. Quindi è una tradizione culturale e religiosa nella quale pensare a qualcos'altro è assolutamente impossibile. Proprio perché sposarsi significa consacrarsi. Ecco, guardate qui un altro baldacchino nuziale. Qui c'è un'espressione tratta dal Cantico dei Cantici, dove si dice: ti legherò a me per sempre, usando un verbo reshet che vuol dire intrecciare. È come dire: la mia vita sarà intrecciata alla tua per sempre. Da questa radice deriva anche il sostantivo rete, quindi qualcosa di stretto, di intrecciato. Ti legherò, ti intreccerò a me per sempre. Quindi la presenza di Dio, di cui il baldacchino è segno, unisce gli sposi. Qui ne vedete un altro esempio, uno all'aperto e uno in sinagoga, perché a seconda di dove la comunità ebraica si colloca, il matrimonio in genere si celebra all'aperto. Però immaginate, a Milano o a Torino adesso nessuno celebra un matrimonio all'aperto, si va in sinagoga per ragioni climatiche, ma l'ideale sarebbe all'aperto, al tramonto, per vedere il segno delle stelle, che in Genesi 15 con Abramo indica una discendenza numerosa. Ma se il baldacchino è il segno di Dio che unisce gli sposi, il matrimonio è la dinamica che santifica gli sposi e tutta la comunità. All'inizio del rito del matrimonio ebraico si pronuncia una benedizione dove si ringrazia Dio per aver dato il matrimonio come mezzo per santificare tutta la comunità del popolo di Israele. Per questo è un gesto pubblico, per questo richiede la presenza di almeno 10 adulti, e in Italia richiede anche la presenza del rabbino, cosa che non sarebbe di per sé obbligatoria, perché nel matrimonio concordatario ebraico il rabbino rappresenta la comunità ebraica di fronte alle autorità cittadine. E come per quello cattolico
vale anche per lo Stato. Quindi è un gesto sacro ed è un gesto pubblico, non può avvenire in privato, deve essere sempre in una comunità e in forma pubblica. Rappresenta, costituisce una relazione trascendente. Ecco, qui ho visto volti che hanno già sentito tutto questo nell'ambito dei convegni CEI, ma ripassarlo insieme non fa mai male. Ecco, perché è una relazione trascendente? Ve lo faccio vedere subito. Dal punto di vista biblico, il termine uomo, ish in ebraico, è formato esattamente da queste tre lettere. Non preoccupatevi, ve le faccio vedere perché tra poco vi accorgerete di quanto visivamente ci metto. Se noi cerchiamo nella Bibbia il termine uomo e donna a partire da Genesi, troviamo questi due gruppi di lettere, ish, uomo, isha, donna. Se li guardate, guardate le lettere in ebraico, vi accorgete che hanno una parte comune e una parte diversa. Due lettere sono comuni, questa e questa, l'alef e la shin, sono comuni sia all'uomo che alla donna, e poi ne abbiamo altre due, la fe e la yod, che invece costituiscono una diversità. C'è un commento tradizionale rabbinico che, usando una tecnica tipica dell'ermeneutica ebraica, scompone questi termini e con le stesse lettere ne ricompone altri due che indicano la relazione fra uomo e donna e la trascendenza, la sacralità della medesima. Se prendiamo le due lettere uguali, vedete, ho preso l'alef e la shin, posso ricostituire un nuovo termine che equivale al fuoco, esh. Il fuoco, se ci pensate, è una realtà ambivalente. Nella Bibbia può essere il fuoco del roveto ardente, ma può essere anche il fuoco di Sodoma. Quindi può essere il fuoco della passione fra i due, ma può essere anche il fuoco che distrugge la relazione. La diversità, la yod e la he, guardate cosa formano, la forma abbreviata del nome di Dio, Yah. Quando pronunziamo l'alleluia, anche nella liturgia cristiana, noi diamo lode a Yah, a Dio. Allora, che cosa vuol dire? Che nel matrimonio, dove l'amore si consacra, la relazione tra i due, ci si augura che sia il fuoco della passione, ma se autentica, garantisce che cosa? Il segno della presenza di Dio fra i coniugi, della presenza di Dio nella storia. Questo è il matrimonio per l'ebreo, la possibilità di far entrare Dio nella storia attraverso l'unione dell'uomo e della donna, di Ish e di Isha. Capite che in una concezione del genere non c'è spazio per altre vie. Quindi l'uomo e la donna incarnano Dio nella storia col loro essere consacrati attraverso il matrimonio. Solo in un orizzonte del genere si poteva parlare poi di matrimonio come sacramento. Queste sono le radici. E queste sono le radici anche del matrimonio di Maria e di Giuseppe. Ora, proprio per questo, la tradizione rabbinica che cosa precisa? E lo fa commentando il comandamento levitico dell'amore in Levitico 19-18, ama il tuo prossimo come te stesso. Intendi, rapportando questo al marito e alla moglie, dice: laddove i due si uniscono tra di loro nell'amore, il mio nome è santificato e io, Dio, sono il terzo in questo legame. Ecco la trascendenza. Su questa base, la tradizione cristiana nei Vangeli e negli scritti neotestamentari rilegge questo dato della tradizione ebraica in questo modo, lo reinterpreta. E che cosa troviamo? In Matteo 18:20, dove sono due o tre o più riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, e Gesù che lo dice ai discepoli. Ma capite che i discepoli hanno già nel loro orizzonte quanto la tradizione rabbinica già sta insegnando. Non solo, ma in questa reinterpretazione si può leggere anche il testo paolino, Efesini 5:32, che chi frequenta la pastorale familiare conosce molto bene,
dove Paolo dice questo mistero, quello nuziale e grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ecco, su questo non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, perché su questo l'esegesi discute. Sì, ne abbiamo parlato spesso anche nei nostri incontri durante le scuole circa il valore di questa immagine. Noi sappiamo che per secoli, e molti continuano a farlo imperterriti ancora oggi, è stato presentato questo testo innanzitutto come immagine del rapporto uomo-donna, quando è del tutto evidente che invece, e per fortuna tanti altri commentatori di varie ispirazioni lo stanno dicendo da decenni e continuano a dirlo, il punto di riferimento del testo del collaboratore di Paolo, perché come sapete Efesini verosimilmente non è un testo dettato direttamente da Paolo, in ogni caso è il riferimento al rapporto tra Cristo e la Chiesa. Questo è il punto di riferimento. Allora, per rendere l'immagine del rapporto tra Cristo e la Chiesa con una prospettiva che sia la più comprensibile possibile all'esperienza degli esseri umani, che cosa si fa? Si utilizza ovviamente il rapporto tra l'uomo e la donna. Ma i presenti sono assolutamente consapevoli, credo, del fatto che se noi facciamo un parallelo stretto tra le due relazioni, non c'è nessun parallelo stretto possibile. Pensate al tipo di relazione tra un uomo e una donna, pensate al tipo di relazione tra Cristo e la Chiesa. Poi con tutto, questo discorso potrebbe lontano, ma non voglio entrare perché il tempo corre, anche con un piccolo trascurabile dettaglio, che con buona pace di coloro che pensano qualcosa di diverso, la Chiesa viene dopo la risurrezione di Cristo, non viene prima o contestualmente. Questo per ragioni meramente storiche, non c'è bisogno di fare altre considerazioni, ma questo ci porterebbe lontano. Ritorno a dare la parola a Elena in modo che ci fornisca, come abbiamo visto, una serie di altri riferimenti che ci aiutano a riprendere alcuni aspetti del resto del testo che abbiamo stamattina letto. Ecco, in ogni caso è interessante che Paolo continui a usare questa immagine nella lettera in Efesini 5, proprio perché appartiene a quell'orizzonte giudaico dove in maniera molto diretta è facile mettere insieme queste due realtà, pur nel contesto problematico che Ernesto ci spiegava. Ora, un'immagine di tutto questo, di quanto abbiamo detto, la ritroviamo nel patto di nozze, la Ketubah, che è un po' il certificato di matrimonio all'interno dell'ebraismo. Ora, le decorazioni possono cambiare, ma la sostanza della Ketubah rimane quella. Intanto, se notate, il documento ha la stessa forma del baldacchino nuziale. Ecco, si tende a redigere il patto di nozze su una pergamena che riproduca il baldacchino nuziale, che qui, come vedete con le colonne, tenta di richiamare il Tempio di Gerusalemme, da che il Tempio non c'è più. Vorrei però precisare che non si andava al Tempio a sposarsi. Ecco, anche qui l'iconografia dove Maria e Giuseppe si sposano al Tempio è fantasia dell'artista, perché il baldacchino nuziale non si metteva nei cortili del Tempio, come oggi si metteva semmai all'aperto. La cosa interessante però è che qui troviamo degli elementi iconografici che ritornano. Da una parte Mosè e le tavole dell'alleanza. Il matrimonio si inserisce nell'esperienza di alleanza, nel patto fra Dio e gli uomini. Avete sentito nella lettura di Luca quante volte ritorna la promessa che Dio ha fatto ad Abramo, il patto che Dio ha fatto col popolo di Israele. E dall'altra però, il sacerdote del Tempio, lo si riconosce dall'incenso e dal pettorale con simboleggiate nelle pietre le 12 tribù. Perché? Perché il patto di nozze e il matrimonio abilita gli sposi alla liturgia domestica, li rende sacerdoti. Diventano i sacerdoti della liturgia familiare, che nell'ebraismo è più importante di quella sinagogale, assolve il precetto festivo. In alto è raffigurata una grande donna, anche se con abiti anacronistici, la regina Ester, che all'interno di un matrimonio anche qui molto particolare rischia la vita per salvare il popolo. Talvolta si mettono altre donne, ma
Che cosa troviamo sotto? Ecco, un passo dei proverbi che ha trovato una donna, vedete che ci sono ancora le lettere di Sha, ha trovato un bene, con buona pace di tutti i mariti presenti, ecco, adesso vedremo perché chi ha trovato una donna ha trovato un bene. E qui, oltre all'impegno degli sposi, viene indicata la dote che la donna porta all'interno del matrimonio. Questo documento, che ha origine sicuramente al ritorno dall'esilio di Babilonia, prima non sappiamo, ma dal IV secolo prima dell'era cristiana in poi sicuramente, è stato il primo documento a tutela della donna, quindi prima ancora del periodo cristiano, perché in base alla dote portata all'interno del matrimonio, in caso di vedovanza o di ripudio, la donna viene ripagata della dote più di una percentuale pari agli anni di effettiva convivenza. E ancora oggi che tutto questo è disciplinato dal diritto matrimoniale civile, ancora oggi tradizionalmente questo documento spesso lo conserva la mamma della sposa, in maniera che in caso di necessità possa essere fatto rivalere. In basso trovate invece una famiglia a tavola, perché quella liturgia domestica di cui parlavamo, di cui i genitori sono i sacerdoti, ha tutti i suoi momenti più importanti a tavola. Ogni festa ha il suo momento liturgico a tavola, non solo la cena pasquale ebraica, non solo il sabato, anche in questa festa di Hanukkah, della ridedicazione del Tempio, tutte le sere a tavola c'è un momento liturgico e ci sono cibi particolari per ogni festa che fanno parte della liturgia. È il miracolo dell'olio, per cui in queste sere si mangeranno cose fritte, sia dolci che salate, e sarà l'occasione per raccontare ai bambini che cosa è avvenuto. Cioè tutto entra in una ritualità che con le dinamiche della famiglia fa passare quella sacralità di cui la famiglia è segno. Ora, il patto di nozze che abbiamo visto viene paragonato all'insegnamento rivelato al Sinai, alla Torah, cioè la Ketubah e il patto di nozze anche fra Dio e il popolo. Cioè ogni documento di nozze ha questa dimensione trascendente. Abbiamo volutamente anche nel testo lucano letto prima lasciato Torah e non legge, Torah in ebraico, nomos in greco, perché nel nostro orizzonte occidentale di comprensione, di precomprensione, il termine legge ha un orizzonte prevalentemente giuridico. Il termine Torah in ebraico viene da una radice verbale che indica l'accompagnare verso un obiettivo, l'essere maestro o maestra. Da Torah derivano Moré e Morà, maestro e maestra. Quindi è molto più che legge. È chiaro che se accompagno dovrò dare delle regole, ma non do solo quelle, le darò soprattutto nell'orizzonte di relazioni significative. E allora avete notato come lasciare Torah e non legge, oppure tradurre insegnamento rivelato, dà anche ai testi neotestamentali una profondità diversa, un respiro diverso. Ora, il patto di nozze è paragonato alla Torah in quanto patto di nozze fra Dio e il suo popolo. Ecco perché ha Mosè e il sommo sacerdote. La tradizione rabbinica riguardo questo che cosa insegna? Mi farò perdonare dai mariti prima della fine, siatene certi. Un uomo deve sempre onorare sua moglie perché le benedizioni discendono sulla casa di un uomo solo per merito di sua moglie, quella moglie paragonata a un bene. E ancora, Israele fu liberato dall'Egitto per i meriti delle donne. Troviamo entrambi questi insegnamenti nel Talmud, che è, diciamo così, una delle fonti rabbiniche più autorevoli. Perché? Perché in questa consacrazione matrimoniale la donna, come vedremo tra poco, ha un ruolo molto molto particolare e soprattutto è in maniera particolare segno della sacralità di Dio. Ritorniamo però un attimo
al matrimonio di Maria e Giuseppe. Il matrimonio di Maria e Giuseppe si colloca in un contesto culturale e religioso che, come abbiamo visto, del matrimonio pensa questo. Maria per Giuseppe è questo. Come lo dobbiamo rileggere allora? Come la scelta di una coppia che di fronte al progetto di Dio riorienta la propria consacrazione matrimoniale. Maria e Giuseppe non rinunciano al matrimonio, semmai lo riorientano secondo il progetto di Dio, facendolo diventare quell'esperienza unica che, vi dicevo, non sarà ripetuta nella storia. Non solo, è per il loro sì che la salvezza da un punto di vista cristiano si realizza. Ecco. Quindi è un sì dentro un orizzonte che mantiene anche agli occhi della cultura del tempo la forma del matrimonio. Ora, abbiamo sentito proclamare il Magnificat. In questo contesto, in questo riorientamento del proprio matrimonio, Maria come si autocomprende nelle parole di Luca, che utilizza tra l'altro il cantico di Anna, la madre di Samuele, per esprimere il rapporto tra Maria e Dio. Lo fa tra l'altro riorientando i verbi che dall'attesa diventano invece il segno del compimento. Ciò che Anna auspica, Maria dice che si è realizzato. Ma in particolare nel Magnificat, Maria, nel Magnificat e nelle parole con cui Maria risponde all'angelo, io sono la serva del Signore, avvenga in me quanto tu mi stai dicendo, Maria si definisce serva di Dio. Lo troviamo sia al versetto 38 dell'Annunciazione che 48 del Cantico dei Cantici. Qui vedete una miniatura che riproduce Miriam, la sorella di Aronne, dopo il passaggio del Mar Rosso. Ora, Maria si definisce serva di Dio come tante donne della tradizione del popolo di Israele, le matriarche, le mogli dei patriarchi, Miriam, di cui avete qua la miniatura, Deborah, Ruth, Anna, la profetessa Hulda, Rahab, Esther, ne potremmo nominare tante. Maria si inserisce quindi in una tradizione di grandi donne che ci permettono di leggere la Bibbia secondo una linea profetica al femminile. E vi faccio notare una cosa: nel testo lucano Maria dice il suo sì dopo che l'angelo le ha proposto il segno di Elisabetta, anche lei sterile, che ha concepito per opera di Dio. C'è un evento di Dio in un'altra donna, Elisabetta, che diventa il segno perché Maria possa dire sì. C'è quindi una linea di profezia femminile che lega queste donne che si autodefiniscono serve. Cosa vuol dire serva di Dio? Cioè, colei che mette in pratica la parola, colei che osserva i precetti, colei che si apre al progetto di Dio. Quindi Maria è perfettamente inserita nell'orizzonte di servizio che accompagna tutta la storia, tutta la rivelazione, soprattutto dall'Esodo in poi. Maria si dice anche, si definisce serva, ma si definisce anche raggiunta dalla salvezza, sempre nel Magnificat. Ma raggiunta nella condizione di umiliata. Ecco qui la traduzione che vi abbiamo proposto dice esattamente, parla di pochezza. Celebra fortemente l'anima mia la grandezza del Signore, scoppia di gioia il mio spirito nel Dio che mi salva, perché ha rivolto il suo sguardo sulla pochezza della sua serva. Il termine greco tapenosi, che corrisponde un po' alla situazione di umiliazione. Ecco, quello che Ernesto vi ha proposto come pochezza, io lo tradurrei come umiliata, ma il concetto è lo stesso, non è l'umiltà. Abbiate pazienza, la traduzione italiana ha guardato l'umiltà della sua serva, non dà ragione al testo. Non è la virtù dell'umiltà, è l'essere umiliati, l'umiliazione,
nella stessa linea del termine ebraico anawin con cui si designano i poveri del Signore, gli umiliati di ogni epoca. Perché Maria è in una condizione di umiliazione? Perché agli occhi della gente del suo tempo ha concepito in quella fase del matrimonio in cui non si può concepire. Quindi è adultera, è passibile di lapidazione secondo la legge mosaica. E Maria in questa situazione di umiliazione agli occhi del suo popolo si proclama invece raggiunta dalla salvezza di Dio. Ecco, quindi dobbiamo vedere in Maria gli umiliati di ogni epoca che però credono a una salvezza di Dio che raggiunge, secondo la logica delle beatitudini che ritroveremo in Matteo e in Luca in capitoli più avanti. Quindi questo fa di Maria una grandezza maggiore, se ci pensate. Ma nello stesso tempo questa donna che si sente raggiunta dalla salvezza in un contesto di umiliazione, proprio perché è consacrata a Giuseppe, sa di essere il segno della sacralità del Tempio all'interno della propria famiglia. Questa è una ricostruzione dell'antico Tempio di Gerusalemme, dove vedete i cortili e vedete il Santo dei Santi, la parte più chiusa. Ora, all'interno del matrimonio, la donna costituisce il Santo dei Santi. Perché? Perché, a differenza dell'uomo, l'uomo ha altre qualità, sicuramente, ma a differenza dell'uomo, la donna porta in sé i segni della sacralità della vita. Cosa sono? Il ciclo mestruale, che è quello che le permette di avere degli anni di fecondità, e il sangue del parto. Ora, nella tradizione biblica, il sangue è segno della sacralità di Dio, per cui la donna, col semplice suo esserci, è segno dell'entrare progressivamente e periodicamente dentro quella sacralità di Dio che la fa essere segno di trascendenza. Ecco, uno degli elementi di trascendenza del matrimonio è proprio lei. Maria è tutto questo all'interno della famiglia di Nazareth. Ora, proprio per questa ragione, il testo di Luca, riprendendo le norme di purificazione di Levitico 12, ci mostra Maria che dopo aver partorito Gesù si reca a Gerusalemme per la purificazione. L'ho messa fra virgolette perché non è una purificazione di tipo etico. Attenzione, noi in italiano, coi termini che abbiamo a disposizione, non riusciamo a distinguere la purificazione dal peccato dalla purificazione dalla sacralità del sangue, perché abbiamo solo il termine purificazione. L'ebraico è più variato. Ma biblicamente parlando c'è una purificazione che è espiazione e che riguarda i peccati, e c'è una purificazione che invece non è espiazione e che riguarda tutti coloro che entrano nella sfera sacrale di Dio. Il sommo sacerdote quando entra nel Santo dei Santi e la donna dopo il ciclo mestruale e dopo il parto. È una purificazione di tipo ontologico, cioè dice alla comunità l'essere entrati e poi usciti nella sfera sacrale di Dio pur essendo rimasti nella condizione terrena. Maria vive questo. Forse ci si è chiesti per molto tempo che bisogno ha Maria di purificarsi dal peccato, da quale peccato? Nessuno. Ma Maria, come ogni donna ebrea che partorisce, si purifica dal suo sangue secondo Levitico 12. Perché è plurale in Luca 2:22-24? Perché probabilmente Luca associa alla purificazione di Maria dopo il parto il sacrificio del riscatto del primogenito, di cui nel testo lucano si parla. In teoria questi due sacrifici hanno tempi diversi, però sappiamo anche che per le famiglie che abitavano lontano, come nel caso di Maria e Giuseppe, Nazareth in Galilea, c'era la possibilità di unire sacrifici diversi in un unico viaggio per facilitare le cose alle famiglie lontane.
Quindi qui la purificazione riguarda Maria e Gesù, che passano dalla sfera del sacro alla sfera del santo. Quindi Gesù, in quanto primogenito, appartiene a Dio. Maria è entrata nella sfera di Dio. Con questo sacrificio tornano entrambi nella profanità della storia, secondo la dinamica del santo, e mostrano la trascendenza di Dio che si fa carne. Quindi indicano proprio questa dinamica di passaggio da sacro a santo. Quello che vedete è un antico mikveh, bagno rituale, nel quartiere ebraico di Gerusalemme, che accompagnava sempre il segno del sacrificio. Oggi il sacrificio non c'è più perché non c'è il tempio, c'è solo il bagno rituale. A questo proposito, se vi capitasse di andare in vacanza in Sicilia, a Siracusa, è stato recentemente scoperto il mikveh, il bagno rituale più antico d'Europa. Nel sotterraneo di un albergo, nel fare dei lavori di ristrutturazione, lo si è scoperto. In Sicilia ci sono sempre state in passato grandi comunità ebraiche, oggi non più, e come vedete qui potete vedere il bagno rituale con l'acqua sorgiva, proprio perché ci si deve immergere soltanto o in acqua sorgiva o in acqua piovana. A questo punto, nella consapevolezza che dobbiamo far sopravvivere i presenti, non per ragioni di carattere rituale, purificatorio o di altri generi, ma innanzitutto per la dinamica generale, possiamo fermarci per un quarto d'ora, per un momento di intervallo, poi continueremo in questa logica, perché da Matteo una serie di riferimenti che la Melina potrà recuperare ci permetteranno di approfondire una serie di aspetti che riguardano, per esempio, così lasciamo una specie di mistero sul futuro, che cosa è successo tra la circoncisione e i 12 anni. Cioè, in altre parole, nel salto che va dal momento in cui Gesù viene presentato al Tempio al momento in cui compare d'amblè come un fungo in occasione della celebrazione di Pasqua. Ma su questo torniamo, direi, tra un quarto d'ora. Grazie. Bene, riprendiamo la nostra riflessione e la riprendiamo leggendo a questo punto il capitolo 1-2 di Matteo e facendo alcune riflessioni che da me poi andranno a Elena, fino a dare la possibilità a voi di intervenire nella parte centrale di questa seconda sezione. Abbiamo una mezz'ora di tempo per interventi, domande, in modo tale che poi nell'ultimo scorcio cercheremo di fare alcune riflessioni sul passaggio dai testi alla nostra vita familiare, sociale, contemporanea, rinviandoci poi ad altre iniziative che abbiamo cercherà di realizzare. Siamo alla pagina 6 del fascicolo giallo distribuito, Vangelo secondo Matteo, capitoli 1 e 2. Libro di nascita di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josaphat, Josaphat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è così di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di 14. Così si svolse l'origine di Gesù il Cristo. Maria sua madre era promessa sposa di Giuseppe.
prima che andassero a vivere insieme, un soffio inconcepibile intervenne e lei si trovò incinta. Giuseppe, suo sposo, era un uomo giusto e non voleva comprometterla, perciò decise di congedarla segretamente. Mentre pensava a queste cose in cuor suo, ecco, gli apparve in sogno un messaggero del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di accogliere Maria tua sposa, perché la vita che in lei viene da un soffio umanamente inconcepibile. Darà al mondo un figlio, tu lo chiamerai Gesù, perché è lui che salverà i membri del suo popolo dai loro peccati. E avvenne tutto questo perché si adempisse la parola del Signore tramite il profeta: ecco, la Vergine diventerà incinta, darà al mondo un figlio, e lo chiameranno Emanuele, che significa Dio è con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come gli aveva detto il messaggero del Signore, accolse la sua sposa. Ma non ebbe relazioni sessuali con lei finché ella non ebbe dato alla luce un figlio e lo chiamò Gesù. Dopo che Gesù era nato a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco che alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è colui che è stato partorito re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella nel suo sorgere e siamo venuti per adorarlo. Udendo queste parole, il re Erode fu profondamente turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui era nato il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei assolutamente il più piccolo tra i capoluoghi di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi con esattezza del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga e lo adori. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Vedendo la stella, essi provarono una gioia molto, molto grande. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e, cadendo in ginocchio, si prostrarono adoranti davanti a lui. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non dirigersi nuovamente da Erode, per un'altra via ritornarono al loro paese. Dopo che essi erano appena partiti, un angelo del Signore appare in sogno a Giuseppe dicendo: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta per cercare il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e partì verso l'Egitto, e vi rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto chiamai mio figlio. Allora Erode, dopo aver visto che era stato preso in giro dai magi, si infuriò molto e mandò a uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, secondo il periodo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido fu udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piangeva i suoi figli e non voleva essere consolata perché non ci sono più. Dopo che Erode fu morto, un angelo del Signore appare in sogno a Giuseppe in Egitto dicendo: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano la vita del bambino. Egli, alzato, si prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però udito che regnava sulla Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi divinamente in sogno, si ritirò nella zona della Galilea e, dopo esservi giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, in modo che si adempisse ciò che era stato detto nella logica dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Allora, qualcuno potrebbe essersi chiesto per quale ragione noi abbiamo voluto in questa nostra mattinata occupare molti minuti nell'economia generale leggendo continuativamente questi capitoli. Le ragioni sono almeno 3. La prima è dare la possibilità a tutti, magari anche a persone che hanno letto spesso questi brani a sezioni, a pezzi, a pericopi, di avere un'idea d'insieme di queste letture. Perché noi, per ragioni formative, siamo costretti in tante occasioni a frangere i testi, a segmentarli,
a proporli brano per brano nella serie delle pericopi, cioè un brano che abbia un senso compiuto e sia circoscritto, ma noi sappiamo che solo nella tradizione manoscritta la scrizio è continua, non ci sono interruzioni, ma anche in tante proclamazioni vi è questa continuità. Io sono sempre stato ostilissimo, e più passa il tempo più l'ostilità aumenta, di fronte alle letture pubbliche continuative di testi come in anni passati in tanti luoghi d'Italia su tali proposte. Non so, il Vangelo secondo Marco, dalla prima parola all'ultima, 16 capitoli continuativi, pensando che questo serva molto dal punto di vista della comprensione. Io sono convinto che non serva praticamente a nulla dal punto di vista della comprensione. Serve come occasione di riflessione. Pensate per esempio alla lettura della Bibbia continuativa fatta alla televisione qualche anno fa, che è certamente stato un evento culturale e mediatico molto importante, ma che dal punto di vista della comprensione del testo in sé ha avuto dei risultati sostanzialmente irrilevanti. Quindi la prima ragione è dare la continuità al discorso. La seconda ragione è costituire un punto di partenza, non solo rispetto a quanto Elena ed io cerchiamo di dire questa mattina, ma anche pensando a quanto questi testi possano entrare nella formazione familiare, comunitaria, nei contesti più vari. Allora può essere che da questa lettura globale a quelle riflessioni che insieme cerchiamo di fare, il discorso vi possa aiutare nella vostra vita quotidiana come marito, moglie, genitori, formatrici e formatori nei contesti più vari. La terza ragione è quella, e cercheremo anche in quest'ultima parte della mattinata di toccare questi aspetti, è far notare alcuni elementi che noi diamo per scontati mediamente e che invece, Elena d'altra parte ne ha già esaminati alcuni questa mattina, che invece sono tutt'altro che scontati, e soprattutto dobbiamo contribuire insieme a tanti altri a fare in modo che siano superati laddove sono delle precomprensioni rigide che non fanno nessun servizio positivo né alla fede e all'educazione alla fede e neppure alla comprensione storico-culturale dei testi che abbiamo dinanzi. Allora, abbiamo letto continuativamente i due capitoli di Matteo. Voi vi siete chiesti perché partire da quella noiosissima genealogia? Infatti, nella maggior parte della formazione sia in ambito cristiano che altrove, uno degli sport più praticati è il salto della genealogia, cioè si passa ai versetti successivi. In realtà questa genealogia è formidabile per almeno due motivi. Innanzitutto perché anche nella rapidissima lettura che ne ho dato io, voi vi siete resi conto che ci sono nomi vari, ci sono una serie di riflessioni, di riferimenti certamente a nomi di tradizione ebraico-giudaica, ma ci sono tutta una serie di presenze, non soltanto straniere, ma anche di figure, per esempio, femminili, che sono estremamente eterogenee rispetto all'idea della donna giudaica, in qualche modo custode della casa e che ha questo atteggiamento di grande attenzione alla famiglia. Ci sono figure molto, molto importanti, pensate a Rahab, pensate ad altre figure, certamente. Questo a che scopo? Allo scopo di far capire fin dall'inizio, fin dai primissimi versetti, che arrivare a Gesù di Nazareth, arrivare all'incarnazione di Gesù, è un passaggio che nella storia della salvezza tocca le persone nella forma più eterogenea. Quindi non soltanto i cosiddetti credenti di tradizione ebraico-giudaica tukur, ma anche persone molto varie, molto eterogenee, in qualche modo una sorta di prospettiva universale fin dall'inizio. E questo è straordinario in una versione evangelica come Matteo, che con ogni probabilità è stata scritta per destinatari prevalentemente di tradizione ebraico-giudaica e che quindi in questo aspetto sottolinea elementi molto interessanti. Luca è una versione evangelica scritta, redatta come redazione finale più o meno negli stessi anni di Matteo, siamo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 del primo secolo dopo Cristo, quindi grosso modo 50 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, ma in un contesto molto più aperto dal punto di vista universale. Elena prima diceva abbiamo dei dubbi e delle controversie circa la attribuzione dell'autore. Luca sarà un giudeo grecamente informato o un greco giudaicamente radicato? Probabilmente solo Dio lo sa. In ogni caso, quello che è interessante è vedere come il pendolo
della critica si è spostato sistematicamente da un elemento all'altro, proprio perché avete visto nel testo lucano c'è non una grande ricchezza di citazioni dirette dell'Antico Testamento, come invece noi troviamo in Matteo, ma la tessitura del linguaggio, la tessitura dei valori che stanno alla base di questi testi è intrisa di giudaismo in forma assolutamente evidente. Da qui l'idea di questa mattina di concentrare dell'attenzione alle radici giudaiche, perché senza tener conto di queste radici noi capiamo molto meno di quel che potremmo cogliere leggendo, io dico, non soltanto questi quattro capitoli, ma tutta una serie di altri testi neotestamentari in senso trasversale, evidentemente. E d'altra parte voi tutti sapete, parentesi indispensabile, che la conoscenza diffusa dei testi della Bibbia ebraica Primo Testamento è molto più ridotta di quanto sia una certa conoscenza diffusa di certi testi del Nuovo Testamento. Se voi chiedete a chiunque abbia avuto un minimo di formazione cristiana qualche esempio di brano evangelico, magari balbettando, ma qualche idea emerge. Ma se voi chiedete qualche cosa, qualche idea associata all'Antico Testamento, il discorso è molto più complesso. D'altra parte c'è voluto il Vaticano II per rivalorizzare l'Antico Testamento in ambito cristiano-cattolico e, udite, 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 il documento che ha ripreso un'attenzione ai testi del Primo Testamento, non pensandoli solo come preparazione al nuovo, ma cercando di leggerli nel loro contesto giudaico, è stato pubblicato dalla Pontificia Commissione Biblica nel 2001. Quindi sono passati poco più di 10 anni. Ora, io non ho nessuna intenzione di far perdere a voi tempo facendo recriminazioni che sono inutili. Noi dobbiamo guardare avanti, non guardare indietro in negativo. Però è un dato storico di cui dobbiamo essere consapevoli. Ho letto la profezia di Isaia, E7, ripresa nell'episodio matteano, potremmo dire, dell'annuncio a Giuseppe. Se voi andate a leggere quel testo, si parla di questa una vergine che partorirà un figlio. È chiaro ed evidente che Isaia non aveva nessuna intenzione, tra l'altro l'Isaia storico, perché siamo nella prima parte del libro del profeta Isaia e siamo all'ottavo secolo avanti Cristo, non aveva la più pallida idea di immaginare Gesù di Nazareth, di essere in qualche modo una preconizzazione di Gesù di Nazareth. E sono le origini cristiane che hanno letto quelle profezie nella logica del compimento. Allora il mio problema qual è? Dire se una è falsa e una è vera, dire se ha più ragione la lettura ebraica o quella cristiana. Secondo me questo, e per fortuna non solo secondo me, è un falso problema. Noi dobbiamo leggere i testi secondo le radici da cui partono. Allora c'è una lettura ebraica che legge Isaia 7 e tutta una serie di altri testi ovviamente nel contesto storico-culturale ebraico-giudaico, e c'è una lettura cristiana delle origini, Matteo un esempio, che pensa a quei testi e li rielabora in questa prospettiva. Allora voi capite che se il mio problema è, il nostro problema è stare a stabilire nel capire, nel cogliere questi valori straordinari di questi splendidi brani, se un riferimento è più vero o più falso, vuol dire che sto perdendo il mio tempo. Quello che mi interessa è certamente approfondire le radici scientifiche di certi discorsi, ovvio, ma nello stesso tempo il mio problema è chiedermi, dal punto di vista dei valori di fondo, del rapporto tra fede, storia e testimonianza, questi capitoli che cosa dicono? Meglio, che cosa dicevano all'altezza del primo secolo dopo Cristo e che cosa dicono oggi all'altezza del ventunesimo secolo dopo Cristo? Allora faccio solo qualche osservazione prima di passare ancora la parola a Elena per alcuni complementi su quel che stava dicendo. Allora, Giuseppe riceve questo annuncio in sogno. Allora una persona minimamente avvertita pensa al Giuseppe primo testamentario, che non solo sognava ma era soprattutto vocato a risolvere i sogni, a spiegare il significato dei sogni. E allora questa radice immediatamente nel cuore e nella mente avvertita e sveglia non solo di tutti coloro che sono presenti questa mattina ma di tante altre persone, comincia a creare l'idea che questa continuità non sia un'invenzione delle bibliste e dei biblisti, delle giudaiste e dei giudaisti, ma che sia un dato di fatto. Di più, Giuseppe è nel contesto di essere in Matteo persona che ha un ruolo molto superiore a quella che ha in Luca, certamente.
Il testo lucano ha Maria come protagonista per i primi due capitoli, il testo di Matteo invece dà a Giuseppe un rilievo maggiore. Per questo è molto interessante leggere ciascuno di queste coppie di capitoli, prima a sé e poi facendo dei confronti. Quindi io posso leggere l'Annunciazione a Maria, di cui si è occupata prima Elena per alcuni aspetti, in parallelo all'Annunciazione a Giuseppe. E che cosa scopro? Che ambedue in quel testo dimostrano di affidarsi a quello che è la volontà di Dio manifestata in sogno per Giuseppe dall'apparizione dell'angelo per Maria, in un contesto dove il mio problema non è sapere di che apertura alare era l'angelo Gabriele, oppure sapere se Giuseppe il sogno l'ha avuto prima di dormire, dopo il sonno e tutta una serie di amenità di questo genere. Ma il mio problema è sapere qual è il fondamento essenziale, il valore che sta alla base. E il valore è assolutamente unitario, cioè l'idea che due esseri umani con una serie di progetti personali sulla propria vita vedono il loro progetto, anche comune, nel senso che diceva Elena, riorientato e ripensato, perché non come due persone, come posso dire, cieche dal punto di vista della fede, ma come due persone consapevoli cercano di allargare lo spazio della propria vita a questo nuovo progetto. Si sarà verificato in questi termini, sarà apparso l'angelo nella luce, nella penombra. Capite che queste sono cose del tutto irrilevanti. Il che non significa che io non debba preoccuparmi dei dati storici. Per esempio, sapere che Gesù, secondo tutte le teste evangeliche, in modo univoco è nato prima che morisse Erode il Grande, cioè con Erode il Grande ancora vivo. Il che vuol dire che è morto Erode il Grande il 4 avanti Cristo, dunque Gesù è nato qualche tempo prima. E questo è un dato storico, non è un'invenzione degli evangelisti. Io devo occuparmi, venendo a Luca 2, di quale sia il valore di quel benedetto censimento di cui si parla, censimento che probabilmente non si è verificato nei termini che viene qui proposto, cioè c'è stato un censimento, una serie di censimenti generali o locali. Ottaviano Augusto era certamente l'imperatore a Roma in quel momento, ma che Quirinio abbia svolto quella funzione in quel momento specifico è questione del tutto aperta, perché probabilmente c'è stato qualche anno prima o qualche anno dopo. Ma la domanda mia qual è? È importante che io cerchi di fissare questi dati storici, ma non posso andare molto oltre, perché altri elementi obiettivi dal punto di vista documentale, archeologico, altro, fino a questo momento non ne abbiamo. Però abbiamo tutta una serie di elementi di assoluta verosimiglianza, che sono quelli che dal punto di vista religioso, cultuale, culturale, Elena ricordava prima, e che riguardano per esempio il fatto che ci siano stati dei sapienti che volevano approfondire le radici della propria esperienza di vita al di là del proprio paese, e che il testo evangelico li abbia rappresentati con i magi, non stupisce nessuno. Basta avere un minimo di cultura su quello che era la Persia di quel momento e quello che era il Medio Oriente dalla Mesopotamia alla Persia per dire che questo non è assolutamente verosimile. Poi certo, io mi chiedo, e la stella c'era, non c'era? Andava a destra, a sinistra, veniva da nord, a sud? Allora, anch'io che non ho nessuna grande competenza di carattere astronomico, so bene che è piuttosto improbabile che una stella si muova da nord a sud, cioè da Gerusalemme a Betlemme, secondo questo tipo di andamento. Allora quel testo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'interpretazione biblica che Erode chiede alla sua corte sulla preannuncio di colui che del Messia che verrà e il dato naturale legato alla cometa nel testo di Matteo 2 si sovrappongono. Quindi si va dalla parola di Dio, dal testo biblico, alla natura, cioè alla riflessione astronomica, dalla riflessione astronomica al testo biblico. E quindi il cuore del discorso qual è in quel brano? Ancora una volta. Come nel caso di Luca, la prima apparizione, annuncio della nascita di Gesù, arriva a pastori che sono persone, comunque le consideriamo in quel contesto, marginali nel quadro generale della cultura dei credenti dell'epoca, così nel caso di Matteo abbiamo dei sapienti che non sono dei credenti giudaici, che vengono dall'esterno, sono stranieri
e che quindi costituiscono il pendant di carattere culturale alto rispetto a quello che sono i pastori nel testo lucano, secondo la logica degli Anawim che prima Elena ricordava. Non so se mi sono spiegato sinora. Allora, in questo quadro generale, io che cosa tocco con mano in modo straordinario? Che questi testi, e adesso avremo un complemento di informazione prima di dare la parola ai vostri interventi, che cosa vogliono dire in buona sostanza? Che la presenza di Dio fatto uomo nell'incarnazione di cui quel bimbo è il segno parla a chiunque e non innanzitutto a coloro che credono di esserne, per scelta culturale, per nascita, i destinatari. Quanto questo discorso sia significativo dal primo al ventunesimo secolo dopo Cristo, cerchiamo di toccarlo rapidamente dopo, e ciascuno potrà fare le considerazioni personali che ritiene opportune. Concludo dicendo che in questo quadro generale, andando da Luca 1 a Luca 2, da Matteo 1 a Matteo 2, qual è il riferimento fondamentale? Allora, noi siamo cresciuti da quando eravamo molto piccoli, probabilmente sentendoci dire che Erode, cattivo, aveva ucciso tutti i bambini dei 2 anni in giù e che quello era la chiara dimostrazione, e il discorso continuava. Questo ci hanno detto talvolta i genitori, talvolta i catechisti, talvolta i catechisti, per non parlare di altri ambienti. Allora io storicamente vado a verificare e scopro che verosimilmente quell'evento in questi termini così sconvolgenti non si è verificato. Allora, al massimo saranno stati 20-25 i bambini uccisi, il che vuol dire niente, perché basta che una persona soltanto sia uccisa ed è una tragedia. Però non è un evento planetario di profilo di chissà quale entità. E soprattutto scopro che quello che è più importante è l'ascendente primo testamentario, cioè il fatto che, appunto, Giuseppe dalla Palestina fosse andato, Giuseppe di Genesi, dalla Palestina fosse andato in Egitto avesse acquisito un ruolo fondamentale e poi da lì fosse rientrato nel contesto che conosciamo, che quindi in questo contesto, questo passaggio di carattere storico-culturale e socio-economico dalla Palestina all'Egitto e ritorno era un dato culturale storico fondamentale. Che Erode il Grande fosse un uomo assolutamente sanguinario è un dato storico configurato. Anche praticamente in punto di morte ha fatto uccidere uno dei suoi familiari, questo per dire come la situazione. Quindi il quadro generale, dalle citazioni bibliche primo testamentarie a questi riferimenti storici, è assolutamente verosimile. Ora, da qui a dire che noi siamo certi che in quel momento storico sia stata questa strage di cosiddetti innocenti, io non mi sento di mettere, per fortuna non solo io, la mano sul fuoco. Quello che però so è che dalla tradizione dei testi, nei loro valori fondamentali, a una sconvolgente, lo dicevamo questa mattina, tradizione artistico-figurativo, poetica, e aggiungete voi gli aggettivi che ritenete opportuni, questa è la ricchezza della storia della nostra cultura. E quindi noi non dobbiamo fare confusione tra i testi e le interpretazioni, ma dobbiamo pur tener conto che di questi elementi c'è un dato, un riscontro obiettivo. È per questo che passo la parola per alcuni minuti ancora a Elena, perché faccia alcune riflessioni sul tema del riscatto legato a Gesù e sul tema dell'incontro dei due dottori al Tempio di Luca 2. Prego. Bene, quindi spostiamo adesso l'attenzione su quelle che potremmo definire le tappe religiose della vita tipiche della tradizione giudaica che Gesù compie secondo quelli che sono i precetti ancora oggi in uso. Ecco, abbiamo letto nei testi dei Vangeli dell'infanzia che Gesù a 8 giorni viene circonciso, e questo è ciò che ancora oggi attesta non tanto l'ingresso nel popolo ebraico, ma il manifestare qualcosa che già c'è. Cioè, non è la circoncisione che fa dell'ebreo l'ebreo è tale per nascita, ma la circoncisione ne mostra questa appartenenza. Gesù viene quindi circonciso, qui vediamo una circoncisione oggi e qui vediamo come è stata raffigurata in un'icona orientale. Ma soprattutto abbiamo visto mettere in relazione nel Vangelo di Luca tutto questo con le profezie di Simeone e di Anna
che rileggono già la nascita, la circoncisione e il riscatto nella prospettiva della croce, della passione. Questo perché i testi, non solo quello lucano ma anche quello matteano, sono stati scritti dopo la passione, morte e risurrezione. Per cui, se avete notato, anche la descrizione di Gesù nella mangiatoia è in realtà la descrizione dell'uomo nel sepolcro. Ecco, quindi dietro questi testi noi già intravediamo il compimento cristiano, la passione, morte e risurrezione. Ora, rimanendo un attimo sul riscatto, come abbiamo visto, Gesù entra nella profanità della storia per essere, secondo il Cantico di Simeone, luce delle genti. Ora, anche questo è un grande tema antico testamentario, e aggiungerò di più: fra le tante attese messianiche contenute nelle fonti rabbiniche, e ripeto tante perché soprattutto anche ai tempi di Gesù le aspettative erano molto diverse, si parla anche di un Messia nascosto, servo di Dio, sofferente, chiamato a essere il Messia delle genti in preparazione dei tempi messianici per tutti. Dietro a questi testi lucani si intravedono queste attese. E nello stesso tempo Gesù chiamato a essere gloria del suo popolo. Come vedete qui il Vangelo, in questo caso di Luca, mantiene comunque un legame stretto fra Gesù e il popolo di Israele. Quindi c'è una prospettiva che è contemporaneamente per Israele e per le genti, così come si ricordava prima. È interessante che sia il testo lucano che fra le righe anche quello matteano sottolinei, mettano in risalto lo stupore e la meraviglia di Maria e Giuseppe. Questo perché dobbiamo uscire dalla logica di due sposi che hanno compreso tutto. Cioè, Maria e Giuseppe hanno compreso la portata di ciò che il progetto di Dio su di loro ha implicato nello svolgersi del tempo. Non era tutto chiaro, ma come Gesù crescendo ha compreso la propria missione, Maria e Giuseppe hanno compreso quello che è stato il loro ruolo nella storia della salvezza nel tempo. Non è stato un sì di fronte alla chiarezza di qualcosa di matematico che doveva realizzarsi assolutamente in quella maniera. C'è stato uno scoprirlo. E il modo con cui Luca lo descrive, soprattutto in riferimento a Maria, Maria che custodiva tutti i fatti e tutte le parole piene di senso nel suo cuore, questa è la traduzione letterale, è una possibile traduzione letterale del testo greco, ci rimanda esattamente a quella che è una tecnica ebraica ancora oggi in uso: mettere in relazione parti diverse della scrittura ed eventi per fare quello che tecnicamente si chiama il midrash, cioè la ricerca di ciò che è sotto il senso letterale del testo. Ecco, Maria fa dentro di sé il midrash rabbinico. Midrash vuol dire ricerca, mette in relazione parole ed eventi, e la parola di Dio nelle scritture ebraiche viene espressa con un termine davar che comprende sia parola che evento. Qui Maria fa esattamente quello che farebbe qualsiasi maestro della tradizione del popolo di Israele. Tutto, dice Luca, secondo la Torah, come abbiamo visto, non legge ma insegnamento rivelato. Qui la vedete così come la si conserva oggi, ma è la stessa modalità dei tempi di Gesù, il rotolo di pergamena che viene poi riposto, in questo caso dentro una custodia di tela, potrebbe essere rigida, ma il concetto è che qui c'è la rivelazione di Dio al Sinai che comprende tutto ciò che destinato all'umanità sotto una forma, una sorta di lettera che Dio scrive all'umanità. È in questo contesto che si appoggia poi tutta la normativa rabbinica. Ecco, quindi è chiaro per la testimonianza della Chiesa delle origini che tutto ciò che Maria e Giuseppe compiono, lo fanno secondo la Torah di Dio rivelata attraverso Mosè, quindi completamente dentro la tradizione giudaica.
Da questo punto di vista, se vogliamo rileggere quindi l'appartenenza di Gesù al popolo ebraico, che cosa troviamo? Un Gesù che è ebreo perché nasce da madre ebrea, come la tradizione insegna, sia ebrei o se si nasce da madre ebrea o se ci si converte secondo le regole. Perché dalla madre? Perché, come abbiamo visto, è la garante della liturgia familiare, ma soprattutto quel segno della trascendenza di Dio all'interno della famiglia. Quindi Gesù, secondo questa normativa, appartiene al popolo ebraico in tutti i sensi. Nello stesso tempo viene percepito, viene, si manifesta come figlio di Giuseppe, anche se in maniera molto particolare, che vuol dire appartenente alla casa di qualcuno. E che cosa vuol dire? Che se si è ebrei secondo la linea materna, si appartiene a un casato secondo la linea paterna. E questo in Gesù è molto chiaro. Gesù, nato da Maria, appartiene al popolo di Israele ed è messo in relazione alla casa di Davide attraverso Giuseppe. Messo in relazione, perché sappiamo che la paternità di Giuseppe è molto particolare. Qui aggiungo solo un elemento che poi semmai riprenderà Ernesto. La nascita a Betlemme è una modalità con cui i Vangeli legano Gesù alla stirpe di Davide, perché Davide nasce a Betlemme come Gesù. E allora ecco il perché del volume di Ernesto, al quale ho fatto la postfazione, che ha proprio come titolo Gesù è nato a Betlemme, punto di domanda, nel senso che è un luogo storico o è un luogo teologico, come si diceva prima. Per ora lasciamo la domanda aperta, cioè il fatto che la nascita di Gesù sia narrata avvenuta come è avvenuta a Betlemme è un dato storico o è un dato teologico? Domanda, poi lo riprendiamo nella discussione. In ogni caso sappiamo che Gesù cresce in età, in sapienza e in grazia, come ci dice il Vangelo di Luca, che vuol dire educato secondo la Torah. Questo è un contesto familiare che sta celebrando il sabato o qualsiasi altra festa ebraica. Immaginiamolo come il contesto in cui Gesù impara ad essere ebreo all'interno della tradizione ebraica, in famiglia. Però la famiglia da sola non basta. Come ci narra il Vangelo di Luca, Gesù vivrà anche un momento particolare con i dottori del Tempio. Mettiamoli un attimo in relazione. La famiglia è il luogo della celebrazione delle feste, è qui che si assolve il precetto. Questo valeva anche quando c'era il Tempio. Al Tempio si offriva il sacrificio, ma la festa poi si celebrava in famiglia. Quindi nell'orizzonte di rapporti autentici e significativi, la festa per essere significativa deve stare dentro le relazioni umane. Dove ancora oggi, come ai tempi di Gesù, l'accensione delle candele che fa passare il tempo da profano a sacro rimane un gesto femminile. Immaginate Maria in questo gesto. La donna, perché ha in sé i segni della vita, è l'unica che può far passare il tempo da profano a sacro. Cioè, in altri termini, se non c'è la donna ad accendere le candele, in famiglia non c'è la festa. Bisogna unirsi a un altro gruppo familiare. Maria ha fatto passare il tempo da profano a sacro nella vita di Gesù fino alla sua vita pubblica. E allo stesso modo possiamo immaginare una presenza femminile nell'ambito dell'ultima cena, perché Gesù non poteva compiere questo gesto. Nella tradizione giudaica non può compierlo un uomo. E anche questo lo lascio solo come suggestione. Ma ciò che abilita ancora oggi il ragazzo a poter essere protagonista nella vita pubblica è la maturità religiosa. Ai tempi di Gesù solo per i maschi, oggi anche per le femmine. Cos'è la maturità religiosa? Significa diventare figli del precetto. I ragazzi la celebrano a 13 anni, le ragazze a 12, perché si ritiene che la donna maturi prima.
Diventare figli del precetto significa assumere su di sé l'appartenenza, la responsabilità dell'appartenenza a una tradizione religiosa. Non è più la famiglia la garante, ma è il ragazzo, un po' come la cresima cristiana, il confermare la propria appartenenza. Ora, alla maturità religiosa prepara innanzitutto la famiglia attraverso la celebrazione delle feste, ma accanto alla famiglia si inserisce a un certo punto la comunità. Ora, sappiamo che ai tempi di Gesù, presso il Tempio di Gerusalemme, c'erano delle scuole gratuite affinché le famiglie che arrivavano a Gerusalemme per le feste e si fermavano di solito almeno una settimana, potessero completare con l'aiuto dei dottori del Tempio la preparazione alla maturità religiosa. Erano scuole gratuite volute dai farisei perché i testi sacri potessero arrivare a tutti. Ecco, i farisei avevano promosso la scolarizzazione a tutti i livelli e all'epoca di Gesù i dottori al Tempio erano per lo più di origine farisaica. Sto usando il termine fariseo in un senso assolutamente positivo. Sappiate che gli scontri fra Gesù e i farisei nei Vangeli vanno letti nell'orizzonte di un Gesù che ne condanna gli eccessi, ma il farisaismo in sé è una tradizione positiva che anzi, soprattutto all'epoca di Gesù, ha sorretto le famiglie nella preparazione alla maturità religiosa dei figli. Ora, il Vangelo di Luca ci dà l'età di Gesù in particolare in due momenti. Gli 8 giorni della circoncisione, per dirci che la prima tappa religiosa della vita viene assolta. Poi ci dice che a 12 anni viene ritrovato fra i dottori del Tempio in un contesto che possiamo tranquillamente rileggere come preparazione al bar mitzvah, alla maturità religiosa, all'essere bar figli mitzvah del precetto. Perché questo? Perché il testo dice che Gesù, seduto in mezzo ai dottori, che cosa faceva? Li ascoltava e li interrogava. Ascoltava e poneva domande. Questo è il contesto ancora oggi della scuola. Della scuola dove il rapporto fra maestro e discepolo si articola proprio attraverso domande e risposte. Cioè, ancora oggi nelle scuole religiose ebraiche si studia in due facendosi domande reciprocamente e il maestro interviene per dirimere le discussioni più complicate. Ora, ascoltare e interrogare significa scuola. E allora perché a 12 anni? Perché è l'anno prima della maturità religiosa in cui la preparazione a questo gesto si intensifica. Se in Luca 4 Gesù si narra che entra in una sinagoga, chiede un rotolo, gli viene dato e può leggerlo pubblicamente, è perché la comunità lo riconosce già bar mitzvah, già figlio del precetto. Nessuno avrebbe dato un rotolo a un adulto se non fosse stato certo del suo essere nella comunità come adulto nella fede. Quindi Gesù compie in sinagoga un'operazione che può compiere solo chi ha vissuto questa tappa religiosa della vita. Ma che cosa significa ascoltare e porre domande dal punto di vista biblico e giudaico? Ecco, significa discutere, confrontarsi alla luce della parola, un po' sulla linea in cui cercava di introdurvi prima Ernesto, ponendosi delle domande logiche, interrogandosi in rapporto ai testi che si hanno davanti attraverso strumenti che possano dare sia coordinate storiche che il giusto contesto in cui inserirli. Ma questo non è un esercizio fine a se stesso, ha come orizzonte ciò che è indicato al capitolo 30 del Deuteronomio. Crescere per scegliere la vita. È uno studio per la vita, non è uno studio accademico. E che cosa vuol dire uno studio per la vita? Vuol dire lasciare che la parola ascoltata possa riorientare le domande, possa in qualche modo educare accompagnando e quindi mantenendo quella, diciamo così, educazione alla domanda, per cui non si va
al testo sacro come al self-service delle risposte, ma si va al testo sacro per riorientare le proprie domande nella prospettiva della vita. Ecco, la parola rivelata non è la risposta pronta, ma è il modo per rieducare le domande. Ecco, questo è quello che in qualche modo vorremmo proporvi. Vi segnalo solo brevemente attraverso questa immagine uno dei volumi che trovate sul tavolo, che ha come copertina l'icona della Santa Famiglia dipinta dalla Lia Galliolo per un istituto di suore di Castelletto di Brenzone, di cui una di loro è stata per molti anni segretaria all'ufficio famiglia della CEI, Suor Giulia Capozzo. Accanto alla bellissima icona che è stata scelta per questa giornata, vi segnalo questa perché, come vedete, riprende visivamente tutti gli elementi di cui ci siamo occupati. Ecco, un Dio che entra nella storia, simboleggiato dall'icona di Rubliov, ma qui troviamo i protagonisti della famiglia di Nazareth con i simboli di quanto oggi abbiamo voluto sottolineare. Le colombe del sacrificio di purificazione di Maria e riscatto di Gesù, che abbiamo visto in un orizzonte ontologico e non etico, e soprattutto la presenza della scrittura accanto a Maria, accanto a Maria perché è colei che custodisce, abbiamo visto, parole e segni nella sua persona. L'unico elemento sul quale magari possiamo discutere un attimo è la presenza solo di una luce, in realtà, come abbiamo visto, devono essere almeno due all'interno della liturgia familiare ebraica. Una è la luce della persona non sposata, ecco, la luce della festa deve essere sempre almeno doppia, deve rappresentare la coppia, ma dove comunque in qualche modo qui si vogliono evidenziare quegli elementi giudaici che sono tipici dei Vangeli dell'infanzia. Ecco, aprendo adesso lo spazio per le vostre domande, ecco, vorrei proprio ricordare Vangeli che ci propongono un esempio di apertura alla parola, dove non è copiare criticamente che serve, ma rinterrogarci su quanto la nostra personale apertura alla parola ha la stessa radicalità di quella che questa famiglia ci mostra. Allora, in questo quadro, proprio nella luce che Elena ha appena proposto, e prima di avervi dare tra un istante la parola a chi vuole intervenire, dobbiamo sempre tenere presente che in questo contesto storico-culturale così ricco, che dal giudaismo dà una serie di riferimenti, Gesù ebreo di Galilea, per riprendere un titolo di un fortunatissimo libro di Giuseppe Barbaglio, è uomo che è cresciuto nel giudaismo fino in fondo, che ha scoperto progressivamente, con buona pace di coloro che nei secoli successivi l'hanno considerato già onnisciente fin dall'inizio, quindi una sorta di comprensione totale fin dall'inizio di quel che proponeva, evidentemente poi esaltando la divinità a detrimento dell'umanità per varie ragioni che sono comprensibili. Dicevo, in questo quadro questi testi si leggono, lo sappiamo tutti, innanzitutto come introduzioni al percorso culminante, ultima cena, passione, morte e apparizione del risorto. Questi testi sono arrivati a redazione finale tra gli ultimi, verosimilmente, esattamente come voi scrivete un'introduzione alla fine di un libro e non all'inizio, perché solo alla fine sapete che cosa introducete. E proprio in questa logica, partendo dai due canonici Luca e Matteo, ma considerando insieme una serie molto nutrita di testi apocrifi che nel canone non sono entrati, ma che sono culturalmente molto significativi, non per la formazione alla fede, certamente, ma per una serie di riferimenti storico-culturali, ecco, in questo quadro generale così ricco, diamo la parola a tutti coloro che vogliono intervenire.